Ciao a tutti! Altra ricetta tradizionale che adoro tanto, o pane cotto con cime di rapa. Partiamo subito col pulire le cime. Ne prendo sempre in abbondanza perché una volta sbollentate e strizzate per bene, le metto in congelatore e le utilizzo specialmente quando avanza del pane da un paio di giorni. Così non faccio sprechi e in famiglia ci deliziamo con questa leccornia. Separo le foglie più grandi esterne, che utilizzo appunto per il pane cotto, e le più tenere con le cimette per condirvi la pasta. In una pentola mettete a bollire dell'acqua, ne basta poca, e sbollentate le cime di rapa per 10 minuti. A cottura ultimata, scolate e eliminate l'acqua di vegetazione il più possibile. Versate dell'olio evo in una padella capiente. Aggiungete dell'aglio, un po' di peperoncino piccante, e io metto anche una manciata di olive nere denocciolate. Quando l'aglio è rosolato potete anche eliminarlo. Tagliate la verdura e aggiungetela al soffritto. Dopo un minuto insaporite con sale e dado granulare fatto in casa, di cui vi metto il link nella descrizione. Irrorate il tutto con acqua bollente. Mettete il coperchio e lasciate insaporire per 5 minuti. Aggiungete dei fagioli cannellini precedentemente cotti. Coprite di nuovo e lasciate il tempo necessario per tagliare il pane. Unite quest'ultimo alla verdura. Mescolate per bene, coprite e spegnete il fuoco, in modo che il pane assorba il brodo ottenuto e che quindi si ammorbidisca. Non ci resta che impiattare. Per completare il tutto versiamo un bel filò d'olio extravergine d'oliva crudo e mangerete uno dei piatti più squisiti e semplici che esista. Ovviamente col pane di giù e la verdura selvatica ancora meglio. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, mettete un bel like e condividete. Al prossimo video con Filomena Cucina da Estasi.